che io mi ricordi, ho sempre voluto guidare una supercar giapponese. Sai quando è festa e potresti rimanere a casa con la tua famiglia e passare una giornata tranquilla? Ma tu niente, imperterrito, ti annoi. E nella testa hai un solo pensiero, un chiodo fisso. Quel giorno in cui, per una pura casualità, ti trovi in mano le chiavi dello studio di detailing del tuo amico Andrea. Studio nel quale c'è parcheggiata una Nissan 350Z. Un'auto da sogno. Quindi uno più uno fa due. Quale migliore occasione per rubare l'auto del povero amico inconsapevole? Luca? Sì. Ciao bello, dove sei? Al campo sto. Bene, va bene, sto arrivando, ti devo portare da una parte. Arrivo. No, io sto a casa, metto di No, 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 dobbiamo fare sta cosa. Sto arrivando, ciao, 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 ciao. Gli piombo dentro casa come la Gestapo. Arrivato. Non risponde, te pareva? Io entro, che me frega. Salve, Spadano, signora, Spadano. Arrabbiatissima. Uno, due, anni. Dai, andiamo, sbrigati, sbrigati, dai. Adesso vado. Come donna? Oh, dai, ma non devi sbrigare. Ma che stai a fare? Sto a fare io. Ma te che vuoi? Ma che me frega, dai, andiamo, sbrigati, dai. Ma hai visto la bella giornata oggi? Finalmente una giornata tutta per noi. Hai visto, amore? Non ci voleva. Vai. Finalmente noi due. Ma chi era prima che ti hai chiamato? Matteo. E che vuole? Far fuggire qualcosa, che ne so, boh, non ho capito, sai com'è quello, è mezzo matto. Dai, è per stare un po' insieme, perché c'è sempre qualcuno che ti chiama, sempre che devi fare le cose. E basta, stiamo un po' da soli. Te l'ho detto, oggi siamo insieme io e te, dai un bacino. Dai, andiamo, sbrigati, forza, vamo, sbrigati. Quel momento in cui ti trovi a un bivio, scegliere tra l'aperitivo con la tua fidanzata oppure un'auto giapponese a trazione posteriore. Sono le chiavi di Car Care. Capito? Che cosa ci sta dentro a Car Care? I panni. Ma quali panni? Che c'è sta dentro a Car Care? Apriamo Car Care. Che c'è sta dentro a Car Care? I prodotti. Ma quali prodotti? Lo sai che c'è sta dentro a Car Care? No. La 350Z di Andrea. Ma sei matto. Ma andiamo. Non c'è. Oggi ma non la chiave come Ferrari. Ma che ci frega, lui non ce la se ne accorgerà mai. Dai che c'ho le chiavi. Guardi questi, ce n'è ancora? No. Una cosa veloce, dai. 3-4 ore. Vieni con noi? Non puoi, la macchina ha due posti. Se lo scopre è la fine. Siamo fritti, se ci becca è la fine, ragazzi. Cambio manuale, eh? Ah, finalmente, sei contento? Beh, sai, di versioni così di questo colore in Italia non ne ho viste molte. No, guarda, la maggior parte sono tutte quante grigie. Che non mi piace tanto. No, verde. Poi ho notato che Andrea ha montato anche quelle palpebre sui fari anteriori, sì, molto belle. Sì, sì, molto sì, incattiviscono di più lo sguardo. L'assetto? Sento che è rigida, eh? Allora, l'assetto è una HSD coilover regolabile e poi lui ha fatto anche una campanatura molto aggressiva. Diciamo che già su quest'auto siamo quasi al limite, questa è più una show car che un'auto da track day. Abbiamo guardato all'estetica, abbiamo voluto montare questi cerchi molto molto larghi che donano alla macchina un look strepitoso, però ovviamente senza allargare la carrozzeria abbiamo dovuto fare una campanatura molto aggressiva al posteriore. Ma
Oddio, 350Z mio. Soltanto all'aspirazione, che è KN, e allo scarico, che è un dual tipo HKS in acciaio inox. Ma abbiamo fatto bene a rubarla, perché non la usa mai. Lui la lava e basta. Abbiamo fatto un favore. Lavata in continuazione, facciamola un po' sgranchire sta poverina. Vado, eh. Verso Trevignano, vale la pena far vedere questa vettura. L'unica pecca è che, avendola rubata ad Andrea, non abbiamo potuto pulirla, lucidarla, no, più di tanto. Quindi però, perdonateci. Io penso che l'unico che non ci perdonerà sarà proprio lui, Andrea, quando... Ma io non credo che non c'è... Ma non c'è pecca! Ma quando c'è pecca? Uno dorme! Figurati. Ora gli faccio vedere questi, guarda. Quando c'è pecca? Non c'è pecca mai. Il 350Z ha un motore da 3,5 litri, eroga 280 cavalli, la cosa più bella è che è un V6 ed è a trazione posteriore. Senti, ma Elena ci è rimasta male? No, sì. Ma poi ti sei mangiato pure la roba sua. Se uno deve fare una marachella, la deve fare in buona compagnia, certo, con un buon amico. Secondo me non ti vorrà più vedere. No, ti è finita qua. Ma è la stessa ragazza che cambia per colpa sua. Fermo un attimo, te. Ragazzi, YouTube è la televisione del futuro e l'80% di voi non è ancora iscritto né a YouTube né al canale. Ma cosa aspettate? Dai, forza, continuiamo. Sai che ti dico? È proprio un altro pianeta per me. Basta fare un salto indietro di 10-15 anni, appoggiare le chiappe su una bella Young Timer e già ho il sorriso stampato sulla faccia. E poi ho... Qui stai proprio dentro una giapponese, lo vedi subito da come sei seduto, perché l'abitacolo è avvolgente, no? Il cruscotto è avvolgente. Sei seduto praticamente con le chiappe per terra e le gambe tese. Questa è una cosa che accade solo sulle auto giapponesi, cioè le gambe tese, tipo Formula 1. E devo dire anche che è stracomoda. Vabbè, ma adesso guido io, va. Ah, ma c'hai i controlli attivi? Sì. Senti? Tantissime cose per elaborarla, ci sono kit turbo, kit volumetrici, cioè. Ma gliela riporto più a casa. Questa senza controlli te la fai tutto di traverso. Questa macchina è fenomenale! Frena, frena! E ce ne sono altri 350Z belle anche in Italia. Alcuni miei clienti hanno fatto anche turbo, quindi ci sono anche di più preparate sicuramente, motoristicamente parlando, però esteticamente parlando secondo me questa è una delle più belle che c'è in giro. Sì, sono d'accordo. Il volante si impugna perfettamente, è bello ciccione come piace a me. Esatto. Sì, è che quello originale è un po' striminzito, un po' povero. Thank you.
Dai, alla fine ne è valsa la pena, eh? Sì, dai, alla fine sì, guidare il 350Z è sempre una grande emozione. Però io ho un po' fame. Ah. Portami a mangiare qualcosa, no? Beh, non è una cattiva idea. Va bene qua? Va bene qua sì, guarda che vista. Paghi, no? No, io ho messo benzina. Pagheremo. La mappardella è la mappardella. Micidiali questi, eh? Oh, porca mia. Ragazza mia, che gli dico? Aia. Pronto? Amore, ma dove siete? Guarda, noi adesso torniamo, perché? Ma sono le 8:30, io sto preparando la cena. A me fammi soltanto... Guarda, a me fammi soltanto un'insalatina, che mi sento proprio pieno. Non voglio niente, grazie. Sei sicuro? Sì, sì. Adesso arriviamo, non ti preoccupare. Va bene. Ciao. Ciao. Torno a casa, devo rimangiare un'altra volta io. Sì, hai fatto il pelo agli occhiali. Madonna che mangiata, eh. Mamma mia, oh, piano zeppo. Dai, sbrigati, che abbiamo fatto tardi, sono già 11. Dai, vabbè. Sai che non gli è convenuto rubarmi 350Z. Ragazzi, ma YouTube è la televisione del futuro e voi non siete ancora iscritti né a YouTube né al nostro canale. Ma cosa aspettate? Potete commentare, potete mettere like, iscrivetevi.